comunque nel corso degli ultimi anni la maggior parte delle risorse vengono utilizzate proprio per pagare i laboratori. Per cui è chiaro che la ludoteca ha avuto questa esigenza di affidarsi anche a persone. Dare un attimo questo budget e poi dopo i soldi li utilizzerete come volete. Cioè, io avevo capito, forse questo mi dovete poi aiutare, cioè ci dovete aiutare, avevo capito che le risorse sarebbero state utilizzate per attivare e montare quelli che sono, no, perché non abbiamo i soldi, però avere, cioè, la cosa che io dicevo è anche per migliorare i servizi che non si fa, cioè per, non dico standardizzare una cosa, per qualificare meglio i servizi che ci sono sul territorio, avere la durata dei due quadrimestri, qualifica la presenza della ludoteca, può fare il mestiere, sì, che possa coordinare i volontari. Allora, c'è uno nella parrocchia, uno nella parrocchia, che è stato fatto, che non posso più fare, però lui è proprio a disposizione di la scuola, sono tutte queste robe qua, e lui è uno che coordina un po' tutte le varie attività, i campogiochi. Se fossi ancora un amministratore della circoscrizione, cosa che non so, nel senso che la questione di materiale si fa una cifra complessiva, servono un milione, si fa quello, si fa. Poi se ci sono altre risorse, forse meglio qualificare la ludoteca che sia presente, che qualifichi meglio delle offerte, eccetera, eccetera, piuttosto che anche affidarsi. È chiaro che l'educatore è un impegno, cioè un impegno consistente anche in termini economici, però se si fa qualcosa, un passo in avanti, però diversamente con i 4.000 euro, così come si era fatto su quel. Noi comunque qua non abbiamo mai messo dei limiti, perché tutti quelli che vengono li prendiamo, quindi. A noi serviva a quello appunto fare questa verifica dei bisogni del territorio, verificare se a voi, se siamo operatori, come abbiamo i bisogni. L'unica cosa che cui mi dispiace un po' è il fatto che siamo arrivati in ritardo, perché fortunatamente abbiamo fatto un servizio che fa, insomma, che insomma, agisce. Sì, che ha funzionato. Sì, che ha funzionato e che no, insomma, vi invito a questa giornata e poi vediamo. Io sì, allora, lei questo è un ordinario. Cosa facciamo? Facciamo vuole che scambiamo due battute anche con l'intervista, che si racconta un po' come funziona la biblioteca, così lo mandiamo in nota nel video. Hai il microfono Massimo? C'è quello della TV di strada. Tu devi andare a Bologna. Ah! Insomma, ci racconta lei veramente cosa fate e noi non andiamo. Una ripresa lì sul nome della ludoteca. Sono tutte scassate. Abito vicino alla parrocchia e da diversi anni collaboro come volontariato per prima per realizzare dei laboratori per i bambini della ludoteca e da circa 2 anni abbiamo modificato il nostro lavoro trasformando la ludoteca innanzitutto in doposcuola, perché la realtà esistente aveva la necessità di cambiare appunto questo tipo di lavoro. I bambini che vengono al dopo scuola sono circa 18-20, quasi tutti extracomunitari e vengono da varie scuole elementari, la scuola elementare Matilde di Canossa, Sant'Agostino, Montegrappa, Canali e Don Milani. E la ludoteca è aperta 2 giorni alla settimana, il mercoledì e il venerdì, con 4-6 adulti e 10 ragazzi volontari delle scuole superiori. E tutti i volontari appartengono alla parrocchia di San Pellegrino e al termine del doposcuola, a maggio-giugno, tutti quanti lavoreranno nel campo giochi. E anche i bambini del doposcuola sono iscritti al campo giochi.